esempio, sono il legame tra la vecchia generazione e la nuova. Parecchie cose si vengono a perdere via via con l'andare del tempo: la musica, la cultura, l'ecologia. Allora, esiste un gruppo di ragazze che molto volenterosi, perché è senza fine di lucro, una manifestazione sia musicale, con tema musicale, tradizione, gastronomia e arte. Hanno allestito una zona del territorio di Ceglie, che è la Pineta Olmo, che prima si poteva dire che era una specie di foresta quasi impenetrabile, però grazie al loro impegno è diventata una cosa molto fattibile per tutta la cittadinanza. Ecco, il mio invito qual è? Allora, il mio invito è di fare tutte le serate a Pineta Olmo durante le manifestazioni, ma in particolare il 4 di agosto. Il 4 di agosto ci sta un gruppo musicale barese, si chiama I Camillo Re. Sono dei giovani, dei musicisti fantastici, e io con loro ho fatto un videoclip e, per dire la verità, mi sono trovato benissimo, perché sono veramente delle belle persone. Quindi l'invito è quello: 4 agosto, Pineta Olmo, zona U, non mancate, mi raccomando. Io mi chiamo Cinzia Fasano, ho una bottega che porta il mio nome a Grottaglie, nel quartiere delle Ceramiche. È un'antica tradizione che ancora oggi portiamo avanti con un duro lavoro, ma che porta anche tante soddisfazioni, e soprattutto stiamo cercando di rinnovare e rendere più moderna la ceramica, che è conosciuta in tutto il mondo. È sicuramente una ceramica artigianale, una ceramica tradizionale, ma questa tradizione nel corso dei secoli, dei decenni, si è trasformata, è diventata arte, un'arte moderna, un'arte molto... Se amate la tradizione e volete vedere il nostro spettacolo di Discreta, vi aspettiamo il 3 agosto a Zona U. Musashi Son, il figlio di Musashi. Penso che la tradizione sia importante, perché lo sappiamo, nella cultura moderna si tende a perdere tutto quello che è stato costruito nel passato. È importante cercare sempre di riesumare quello che è stato creato di bello. Per me l'arte è prima di tutto espressione di quello che penso, di come vivo la vita, di come mi piacerebbe viverla, e un messaggio che voglio dare prima di tutto a me, perché rappresenta un po' i miei valori, i miei desideri. 3, 4 e 5 agosto, Pineta Olmo, zona U. Se volete potermi vedere all'opera o guardare i miei lavori, ci sono. L'ecologia è ecosistema, è la vita del futuro, è tornare alla natura, rispetto per la natura. E quindi un nuovo paradigma culturale, tornare a vivere con semplicità. Invitiamo tutti a partecipare alla zona U. Il 3, 4, 5 agosto. A Ceglie Messapica, è un festival che si occupa di ecologia, di ambiente, di creatività, di arte, di spiritualità. E quindi tutti questi festival devono essere frequentati da quanta più gente possibile. Quindi chiamate i vostri amici e venite.